Buon pomeriggio ragazze, volume, volume, volume oggi. Allora, una faccetta molto chiacchierata. Ho provato diverse cose nuove perché ci sono questi quattro prodotti, queste quattro polveri di Peter Hack che mi sono piaciute tutte e quattro. Matita labbra di Charlotte Tilbury e foundation Aqua Touch di Laila. Quindi ci sono diverse cosine nuove che vedrete all'opera. Ovviamente un trucco base da andare a fare la spesa con mascherina, però voglio essere carina e poi ho bisogno di alcune foto per cose mie, quindi mi sono data una sistemata. Noi vi lascio il video, queste chiacchiere, spero di tenervi compagnia. Noi ci vediamo sempre su questi schermi e su Instagram. Buon pomeriggio a tutte, ciao! Buon pomeriggio ragazze, ci facciamo adesso un make upino velocino perché ci sono alcune cose che voglio provare e perché mi devo dare una parvenza di decenza alla faccia. Allora, prima cosa che vi dirò, mi sono appena comprata su Amazon uno specchio da trucco che dovrebbe arrivare domani perché non si può vivere così. Il mio specchio rosa sgarrupato, che chi mi segue da anni probabilmente insomma sa di quale sto parlando, è andato perso nel trasloco e non so dove sia. Di conseguenza, ok che non mi trucco molto, ok che spesso mi trucco allo specchio del bagno, però insomma proprio che se mi devo mettere qui a fare un video io non abbia uno specchio non mi pare una cosa buona e giusta. Sono un po' acciaccatella perché ieri ho iniziato una lunga serie di cose che dovrò fare dal dentista, purtroppo perché sia entrare dal dentista vuol dire uscire poveri e tendenzialmente e non sono cose tra l'altro eliminabili, cioè i denti vanno curati perché sennò sono dolori e poi perché io ho paurissima del dentista, chi mi conosce lo sa, cioè io sudo, cioè io dal dentista ho proprio paura. Poi per dire ieri che ho iniziato non ho sentito assolutamente niente se non quando poi è svanita la tachipirina, sì, l'anestesia, che ho preso una tachipirina per il dolore. Durante appunto le operazioni non ho sentito assolutamente niente e lo so tendenzialmente che non sento niente, ma ho paura lo stesso e non posso farci niente. Comunque ho iniziato, sì, siamo partiti da Laila Aqua Touch Vitamin C Infused Foundation colore 3. Eccolo qua, questo fondotinta qui, molto 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 leggero, come piace a me. Adesso do una piallatina alle rughe con questo siero. Questo è un siero, mia mamma lo adora alla follia, penso che se lo beva la mattina, penso che la mattina le si faccia latte, caffè e siero piallarughe. Metto qui, agisce in 3 minuti e anche in fronte, si usa a gocce. Guardate qui dove l'ho messo, come mi ha lisciato tutto, vedete la differenza? E anche qua. Per le grandi occasioni si può anche utilizzare su tutto il viso come primer, io normalmente lo metto solo qui e qui. Mentre agisce, vado a delineare un pochettino le sopracciglia. Considerate che a fine mese, l'ultimo sabato del mese proprio, dovrei avere il ritocco dopo 3 anni, quasi, delle sopracciglia. Chissà se ce la faremo o se saremo tutti barricati in casa con le sopracciglia brutte, la ricrescita, i baffi, il lievito, eccetera eccetera, chissà. Poi allora passiamo ai quattro prodotti Peter Hack nuovi, ve li ho fatti vedere in un video YouTube. Allora vediamo un po' se forse così la luce è più giusta. Iniziamo dalla cipria alabastro. Questa è perfetta anche per settare il correttore sotto l'occhio. Io però non l'ho usato, quindi la provo su tutto il viso. Che buon profumo!
Nuova, 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 eh. Adesso avvicino un po' l'inquadratura che vedo che l'ho allontanata. E voilà. Mi ha schiarito troppo, no, non direi. Adesso passiamo a bronzer, cipria e illuminante. Allora, il bronzer è un bronzer opaco, dicevo che meglio si avvicina un pochettino, che si chiama Nefti. E lo andiamo a mettere con questo pennelluzzo qui. Sì, raga, uno specchio mi serve proprio, dai. Ah, che bello anche lui. Ah, che bello. Ah, che profumo. Io non so fare un vero e proprio contouring. Evito di mettermi la terra così, come se ci tuffassi la faccia dentro. Però ecco, è tutto molto morbido. Diciamo morbido per non dire approssimativo. Che buoni i profumi di questi prodotti. C'è sempre lo zampino della Giulia Cova qui, eh? Bello, bello, eh? Blush Atum. Eccolo qui, blushettino. Ma sono tutti fighi sti colori, anche questo mi piace. Molto Bon Min. Molto, come sono in salute, ho bevuto un bicchiere di vino. Carino. Andiamo a vedere come ultima cosa l'illuminante, che si chiama invece Horus. Prendiamo un pennellino illuminino, questo dal lato che non è zozzo. Adesso lo metto e poi vediamo un po' contro luce cosa si vede. Niente, devo metterne di più. Cosa si vede? Niente. Vediamo un po' col dito. Ecco, il dito viene su. Ok, si vede che non avevo premuto abbastanza. E sì, così è un'altra cosa, eh. Ma come sono di buon umore oggi? Come minimo mi prendo una multa. Ah, ho preso una multa venerdì, a proposito. Ora la devo pagare, così la pago scontata, che se faccio passare troppi giorni devo pagarla a prezzo pieno. L'illuminante, vi dirò, ne metto anche un po' sull'occhio perché non metto l'ombretto. Quindi metto giusto un po' di brillino, guardate che bello, sull'occhio. Poi procederò con una linea sottilissima di eyeliner, sottile, 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 giusto per intensificare l'effetto poi del mascara. Tra l'altro, voi cosa ne pensate del tatuaggio eyeliner? Sottile però, non con coda, eccetera, proprio per andare, a parte che mi terrorizza già solo l'idea, per andare a intensificare l'attaccatura delle ciglia, per chi come me le ha un po', come dire, sfigatelle. Comunque, linea sottilissima di eyeliner e poi passiamo ai mascara, plurale. Serial liner di Nabla, mi piace sempre un sacco lui. Adesso i due mascara che vado a utilizzare sono mia solita base Collistar e super pisellone qua, Diego Dalla Palma, My Toy Boy. Due passate, una di primer e due di My Toy Boy. Eccoci qua. Ultimo, ultimo, ultimi due prodotti in realtà. Charlotte Tilbury Pillow Talk Lip Cheat Reshape and Resize Lip Liner. Io ho preso il Pillow Talk 2 Medium perché lo volevo provare con sta Charlotte Tilbury, mi avete fatto una testa così, e quindi ero davanti a Sephora ieri, ho detto ma andiamo a prendere sto Pillow Talk 2 Medium che mi sembra fico. Avrei preso anche il rossetto. Avrei preso anche il rossetto però questa mascherina mi è passata un po' voglia di comprare rossetti in questo momento. Diciamo che sfrutto allegramente per stare in casa e prepararmi per fare le storie su Instagram quelli che ho, mettiamola così. Comunque di questo mi hanno parlato tutti così tanto, così bene, che volevo provare almeno una cosa di questa Charlotte. Ho iniziato da questo Pillow Talk 2 matita labbra. Metto e torno. Allora, nel mio caso è proprio un My Lips But Better, direi. Probabilmente il Pillow Talk 1, classico, per me sarebbe troppo chiaro. È proprio un My Lips But Better colore, di facile stesura, non sbrodolosa, non eccessivamente dura, una bella matita. Visto che siamo qua, io sopra ci metto, tanto poi uscirò tra diverso tempo, il volumizzante di Allegro Natura che ho nel mio beauty da un po', ho già provato, ha un effetto
abbastanza delicato, cioè non vi vanno a fuoco le labbra. Quindi andiamo a mettere il volumizzante anche su. E lasciamolo agire un paio di minuti affinché volumizzi il volumizzante. Oltre alle labbra potete ben vedere che ho volumizzato anche i capelli. Sto provando dei prodotti nuovi per lo styling, ma ieri sera è stata la prima prova di questi prodotti nuovi, quindi fatemeli studiare ancora un po' e poi ovviamente ve ne parlerò. Comunque, make up finito, make up base, giusto per affrontare il pomeriggio da Lidl con un po' di decenza, soprattutto nel tragitto che si farò in macchina, perché poi avrò la mascherina e quindi nessuno vedrà un bel niente. Noi però ci vediamo al prossimo video. È sempre bello ogni tanto comprarsi qualcosa, anche se poi di fatto lo usiamo per noi stesse in casa. Noi ci vediamo al prossimo video, buon pomeriggio a tutte, per le domande scrivetemi qui sotto e ciao!